Avevo scritto un progetto per raccontare le due grandi tensioni della Venezia di oggi, il turismo e l'acqua alta, e il 22 febbraio 2020 ero pronto per partire. Ma non potevo immaginare che cosa stava per succedermi. Tutti noi non potevamo immaginare che cosa stava per succederci. Sembra di essere tornati a 40 anni fa. Canale del Bacino, canale della Giudecca, senza un'onda. Saranno stati, millenni che il canale della Giudecca non era così. Non ho mai capito se appartengo a Venezia o no. Mio padre è cresciuto a Venezia. Mio padre era silenzioso, mia nonna ancora di più. Era come se di quella loro città mi nascondessero qualcosa che non capivo. Ma a dire il vero, mio padre mi nascondeva molte cose. Era uno scienziato. Studiava i movimenti delle molecole, di piccoli invisibili elementi naturali che non vediamo, ma che determinano l'evoluzione del mondo.